Ciao a tutti, ben arrivati, bentornati. Eccoci qua per la nostra pratica del mezzogiorno. E grazie ai maestri, amici, a sensei, ma non solo, a tutti i maestri con cui siamo in contatto e per questa opportunità, questa bellissima opportunità di condividere la pratica Odaka, una pratica che ci aiuta veramente tantissimo in questo passaggio di vita, a volte un po' faticoso, dove ci viene proprio chiesto di lasciarci fluire come l'acqua. E ho trovato un piccolo testo molto, molto interessante, molto bello, che vorrei leggere all'inizio della nostra pratica di oggi. Scorrere, diventare fiume. Ogni volta che accolgo la mia fragilità, le sue crisi, i momenti disperati in cui mi pare di avere finito tutte le forze e la strada davanti va ancora in salita, ogni volta che dico sia quel che deve essere, io ora appoggio i bagagli e mi lascio portare dalla vita, mentre mi pare di arrendermi, sto in realtà guarendo. È proprio questo il dolore. Trattenere la vita che scorre. Tenere la presa su un cespuglio di passato mentre la corrente vuole portarti a nuovi prati. Allora, quando mi accascio, io che sono volitiva e che vorrei guidare sempre il senso della mia vita, mi pare di essermi fermata. In realtà sto solo diventando leggera. Mi sto unendo all'acqua del fiume. Sto scorrendo con lui. E non mi accorgo neppure dell'istante in cui avviene il passaggio. Ma all'improvviso, il fotogramma dopo il buio più buio è una luce abbagliante che mi culla e mi dice benvenuta. E quindi, con questa idea meravigliosa di scorrere, ci radichiamo con i nostri ischi, spostando i glutei un pochino indietro, un po' in apertura, ci radichiamo profondamente nella madre terra, ma lasciamo la parte alta leggera. Portiamo la nostra mano destra davanti al tandem e la sinistra davanti alla destra. Cerchiamo di sentire la nostra energia, chiudiamo gli occhi e cerchiamo veramente di portare grande consapevolezza nel nostro corpo, nel nostro respiro. E sentiamo il respiro che scorre dentro di noi. Sentiamo il respiro muoversi dentro di noi, abitare il nostro corpo. Ed è una sensazione profonda, meravigliosa. Sentire il nostro respiro. Ascoltarlo. Osservarlo. Piano piano renderlo più lento e magari un po' più profondo, cercando così attraverso la fase di espirazione di lasciare andare le tossine, di lasciarle uscire, liberando così il nostro corpo dai fardelli e la mente dai suoi pesi. Cerchiamo di portare armonia, leggerezza, l'immagine di questo splendido sole che brilla sopra di noi, questa primavera che rinasce. I boccioli dei fiori, i petali che si lasciano staccare dolcemente dalla brezza e volano nell'aria per poi appoggiarsi delicatamente al prato. Immagini leggere, immagini che conosciamo e che ora forse abbiamo anche il tempo di osservare. Unirci alla natura, al rispetto per la natura, attraverso la centratura. Essere centrati, in espansione verso l'universo. Così ti ascolti. Ora insieme schiudiamo dolcemente le palpebre e lasciamo le braccia
offrire il nostro cuore, salire verso il cielo, unire in angeli mudra e cantiamo il primo Om. Ancora una volta inspiriamo dolcemente, allunghiamo e stiriamo l'addome. Ancora inspiriamo, un'ultima volta. Le mani che rimangono alcuni istanti, alcuni respiri davanti al tuo cuore, porta un'intenzione, un sankalpa, alla tua pratica di oggi. Qualcosa che porta allegria, armonia, creatività, amore dentro di te. Qualcosa che puoi rendere buono nella giornata di oggi e magari condividerla con qualcuno, fisicamente o anche virtualmente. Distanti ma uniti. Espira e lascia andare le mani alle ginocchia. Cominciamo a scuotere il coccige e sentiamo come lo scuotimento va ad attivare gli erettori spinali, i muscoli profondi della tua colonna vertebrale. Senti come i liquidi del tuo corpo si smuovono, si scuotono e vanno a nutrire ogni cellula, ogni parte. Il liquido cefalorachidiano che scorre va a nutrire le vertebre, i dischi intravertebrali. E tu sei lì, centrato, radicato nella madre terra, mentre ti lasci estendere verso padre cielo. Lascia scivolare le mani all'attaccatura delle cosce, le dita all'interno, spingi leggermente all'interno, così da sentire una vibrazione mentre ti inclini leggermente in avanti, allineando le cervicali e allungando bene la colonna vertebrale. Scuoti. Vibra, vibra come la terra, vibra insieme alla terra. Inspira, lasciati tornare, richiamare. Lascia scivolare dolcemente le tue mani alle ginocchia, le spalle rilassate, piano piano rilassati. Ferma il movimento, sino a tornare in quella immobilità apparente, perché la vibrazione rimane viva dentro di te, nel tuo corpo, e ti permette questa connessione vibrazionale con tutto ciò che ti circonda. Ora morbido, espira, arrotonda la tua schiena, chiudi il coccige, il mento ti scivola allo sterno mentre espiri completamente. Poi nel radicare gli ischi, srotola la colonna vertebrale verso l'alto, le spalle rimangono morbide e ancora una volta espira, lasciati arrotondare. Inspira, torna verso l'alto, allunghi la colonna vertebrale, ti porti bene in estensione verso l'alto. Ancora una volta espira e sei come l'onda che è richiamata dalla profondità dell'oceano. E da quella profondità ti lasci richiamare verso il cielo, emergi, le mani vanno davanti al tuo cuore, ancora una volta espandiamo bene lateralmente le braccia, lasciamo salire lo sterno e godiamoci alcuni respiri, sentendo come il respiro è in grado di espandere la nostra cassa toracica. Poi dolcemente tuffiamo le mani sotto le ascelle, le dita verso i glutei. Inspira e apri il tuo cuore verso il cielo. Espiri, torna a chiudere l'ombelico dentro e verso l'alto. E di nuovo, inspira, questa volta sollevi i glutei e attivi l'interno delle cosce. Estendi,
Espira. Torna ad appoggiarti. Scuoti e smuovi le gambe. Le lasci allungare davanti a te. Fletti le caviglie, scendi lentamente, attiva l'addome, attiva l'ombelico. Senti la discesa, è come se l'aria sostiene le tue gambe. Quei talloni che si appoggiano alla madre terra, le mani che si radicano alla madre terra, ed inspirando ti lasci entrare nella posa del pavone, Purvottanasana. Estendi, allunga, divieni posa. E rendila comoda e confortevole per il tuo corpo. Espira. Dolcemente. Torni ad appoggiare i glutei. Andiamo a richiamare le piante dei piedi bene in appoggio, le gambe flesse, le mani un pochino laterali. Radichiamo, inspiriamo. Saliamo nella posa della tavola. Allinea le cervicali. Espira. Lascia i tuoi fianchi scivolare tra le braccia. E di nuovo, inspira, radica i piedi, solleva, attiva glutei. Espiro. Morbido, leggero. Ti lasci fluire. Espiro. Torno ad appoggiarmi e a sedermi in Sukhasana, la comoda posa. Vado ad incrociare le dita delle mani e, agganciandole bene, tiro tra loro in modo da creare spazio nei polsi. Ora inspiriamo, le braccia che salgono verso il cielo. Espandi l'addome, espira dolcemente. Di nuovo arrotondi la schiena, incrocia le dita. Inspira, fai bene verso l'alto. Espiro. E sei tutto il tuo corpo si trasforma in un'onda. Inspira. E allunghiamo bene, stiriamo l'addome, espira. Questa volta tuffa il braccio destro verso sinistra, mentre il tuo braccio sinistro tira dolcemente la spalla destra, rilassa le spalle, allineale tra di loro. Rimani e respira. Senti il lavoro nel triangolo scapolare. L'attivazione dolce delle spalle. E poi espirando, lascia andare le braccia in Garudasana. Poi inspiri e porti i gomiti verso l'alto. Espira, ti arrotondi, ti chiudi. Butta fuori l'aria. Inspira, torna morbido verso il cielo. I gomiti che salgono. Espira. Di nuovo ti arrotondi, inspira, vai bene verso l'alto, sciogli le braccia e rilassale. Ed ancora una volta arrotonda, incrocia le dita, andiamo ad inspirare, portiamo verso l'alto, espira, di nuovo inspira, bene verso l'alto, allunga, espandi, espira. Ancora uno. Senti come l'intera muscolatura della schiena si attiva. Espira. Tuffa il braccio sinistro a destra. E col braccio destro tiri dolcemente la spalla, allinea le spalle, rilassale. Rimani centrato, rilassato nella posa, mentre le tue spalle si estendono, creano nuovi spazi. E dolcemente lascia andare le braccia in Garuda. Inspira, sali verso l'alto. Espira, ti arrotondi. Quell'ombelico che sale in dentro verso l'alto, tieni l'addome attivo. Inspira, lasciati richiamare di nuovo verso il cielo. Espira, ti arrotondi, morbido. Inspira, sali di nuovo verso l'alto. E lascia che le tue braccia possano aprirsi, spalancarsi. Le mani tornano ad appoggiarsi dolcemente alle ginocchia. Espiri, attivi la coscia sinistra e il tuo corpo si espande verso destra. E morbido, ti ritrovi nel ritmo di vortex, in senso antiorario. Quel corpo che si lascia plasmare dal movimento a spirale.
la tua colonna vertebrale che recupera elasticità, gli organi interni che si lasciano massaggiare dolcemente dal movimento. Ricorda sempre di far partire il movimento dal coccige e farlo salire vertebra dopo vertebra fino alla sommità del capo, per poi dolcemente inspirare, srotolare verso l'alto, lasciare che il tuo braccio sinistro vada verso destra, il dorso della mano al di là del ginocchio destro. Il braccio destro si apre dietro di te e lo sguardo che lo segue ruota la spalla all'interno e vai all'interno coscia sinistro. Se la tua mano non arriva, puoi appoggiarla dietro i glutei e spingere verso l'alto la tua colonna vertebrale. Respiriamo nella posa di Matsyendra, questo antico guru che amava la posa di torsione per le sue proprietà detox, depurative. Strizziamo gli organi interni e lasciamoci liberare da tutto ciò che è tossina, da tutto ciò che è tossico per il corpo e per la mente. E poi morbido, espiri, arrotondi dolcemente la schiena, quel braccio destro che si libera, quasi torna in avanti per poi riaprirsi mentre inspiri e ti lasci dolcemente planare verso sinistra. Allunga bene, tieni aperte le spalle. Shiva Mudra, la mano destra se vuoi. Espira e ti lasci planare in avanti. Tira con i polpastrelli, attiva bene le dorsali e lasciati richiamare e tornare. Scambiamo l'incrocio delle gambe. Allunghiamo bene verso l'alto la nostra colonna vertebrale. Espira, ti arrotondi. E ricominci il viaggio. L'interno coscia destra si attiva. Tu che ti lasci andare col corpo a sinistra, in avanti, in ritmo di vortex, in senso orario. Morbido. Lascia che tutto possa avvenire in maniera naturale. Non forzare. Non trattenere. Senti bene come lavora profondamente il tuo addome durante il ritmo di vortex. Ti lasci srotolare verso l'alto, attuffare il dorso della mano destra al di là del ginocchio sinistro e quel braccio sinistro che si vuole aprire indietro mentre lo sguardo lo segue. Ruota la tua spalla all'interno, fletti il braccio dietro la schiena e vai ad agganciare l'interno coscia destra. Allunga la schiena, rimani nella posa, richiama l'ombelico all'interno. Respira. E ad ogni ispirazione senti allungarsi la colonna vertebrale. Poi morbido, espirando, ti lasci arrotondare dolcemente quel braccio sinistro che si libera, torna in avanti, per poi salire verso il cielo, allungarsi, estendersi. E andiamo a planare verso la gamba destra. Tieni la spalla aperta. Espira, dopo aver esteso bene il lato sinistro, punto i polpastrelli, apro bene il cuore in avanti. Espirando, mi arrotondo e mi lascio srotolare di nuovo verso l'alto. Allungo bene la colonna vertebrale. Richiamo le gambe sollevate davanti a me. Flesse, le mani davanti al cuore. Espira e lasci andare verso destra, mani e piedi. Richiama al centro. Richiama, attiva l'addome e apro a sinistra. Dolcemente, torno a richiamare. Cambio petto. Apri a destra, radica la mano sinistra. La tua mano destra sembra quasi sollevarti, tirarti verso l'alto, Shiva Mudra. Attiva l'interno delle cosce, non pesare sui menischi. Senti i glutei forti, sostenerti, leggera. Espira, torna al centro. E vai a richiamare la tua gamba a destra, sollevi a sinistra, apriti a sinistra. E di nuovo, torna al centro. Attiva l'addome, apri a destra e di nuovo.
nuovo morbida attorno al centro. Ed è energia che si espande dal centro all'estremità, dall'estremità torna al centro. Radica la mano destra al tappetino e con la mano sinistra che sale, Shiva Mudra, estende, allunga, crea spazi nuovi nel corpo e nella mente. Espira, morbido, ti lasci richiamare, tornare. E vai a richiamare la tua gamba sinistra, la gamba destra. Porta giù la tua gamba sinistra, flessa, allunghi la gamba destra. Porti le dita del piede verso la tibia. Attivi l'interno della coscia. Attivi il tensore di fascia lata, la parte esterna della tua coscia destra, che spinge verso il piede. Allinea bene le creste iliache. Non mettere i fianchi in diagonale. Inspira. Allunghiamoci bene verso l'alto. Liberiamo i flessori, espira, backwash, mi arrotondo indietro e riaprendo il coccige, mi tuffo in avanti, inspira, sali, inspira, sali, allunga, crea spazio e di nuovo nel tuffarti, questa volta ti fermi nella posa di Janushirshasana, quella pancia che vuole scendere alla coscia, la sommità del capo verso il tuo piede destro. Non tirare con le mani, non irrigidire le spalle. Usa il tuo respiro per estendere bene la colonna vertebrale. Usa l'espiro per lasciarti scendere morbido. E dolcemente lo sguardo si apre verso il tuo piede destro. Prendi bene il tuo piede, se non ci arrivi piega il ginocchio, inspira e porta verso di te. Attiva bene la schiena dritta e il piede sembra spingere verso le mani lo trattengono. Allunghiamo bene la colonna vertebrale e continua ad attivare il tuo addome. Poi lascia che il tuo ginocchio possa aprirsi, che l'anca possa dare spazio al movimento a spirale. Per allungare bene la tua gamba destra. Siamo nell'airone seduto, allunga, crea spazi. Espiro, torno a flettere la mia gamba. Ora passa la tua mano sinistra sopra il taglio del piede, sopra il dorso del piede a prendere il taglio esterno del piede destro. Il tuo piede destro spinge verso sinistra, mentre il braccio destro si allunga indietro. La schiena si allunga, si estende. Dai la priorità alla colonna vertebrale dritta e non alla gamba. Se la gamba diventa completamente distesa, bene. Se no, fa niente. Tienila pure piegata. Ma allunga la schiena. Lo sguardo alla mano destra. Espiro. Torno. Vado a inserire il braccio destro all'interno della coscia destra. Punto la mano avanti a me. Entro nella posa del compasso, poi fletto dolcemente la gamba destra che pinza il braccio, radica bene le tue mani, allunga nella posa dell'arciere la gamba sinistra, apri bene le spalle, attiva l'addome e sollevo, sormonto i miei piedi, Astavakrasana, se puoi, poi torni. Allunghi la gamba sinistra, appoggia le anche, arciere. Espira, libera le tue gambe, aggancia le ginocchia e lascia andare. Lascia fluire la posa che è arrivata, quella che non è arrivata. In realtà tutto è arrivato. Siamo noi che giudichiamo, che ci giudichiamo. Lascia scorrere, lascia scorrere, lascia andare questi giudizi. È il sentirti, quel respiro, quella ricerca durante la fase di transizione da una posa all'altra, è quello che conta. È l'essere centrati, mentre tutto è in movimento. E poi, dolcemente, lascia scendere la tua gamba destra. Allunghiamo bene la gamba sinistra. E come prima, indietro bene la tua anca sinistra, allinea bene le creste iliache. Chiama le dita del piede verso la tibia. Cerchiamo di allungarci bene. Inspiriamo.
andiamo bene verso l'alto, estendiamo l'addome, espiro, entro nel ritmo di backwash, mi tuffo, sali, allunga, estendi, crea spazi, sei come l'onda, come l'acqua che scorre, lasciati andare, inspira, sali, espira, rimani, Jami Shirshasana, e come prima, lasciamo che la posa possa agire, una posa governata dalle energie femminili, una posa yin, dove andiamo ad allungare i legamenti, i tendini, andiamo a creare spazi nuovi, inspirando allunga, espirando ti lasci scendere, poi lo sguardo sale verso il tuo piede, prendi il tuo piede e poi inspirando porta verso di te la gamba, il ginocchio al petto, il piede che spinge verso le mani, allunga bene la schiena, espira, lascia aprire il ginocchio lateralmente e a movimento di spirale dall'ancar, dalla testa del femore, allunghi nell'airone seduto e senti che un'anca non è uguale all'altra, ma non importa. Lascia che sia, lascia che avvenga la tua posa. Poi morbido, lascia che la tua gamba sinistra torni a flettersi. Porta la mano destra sopra il dorso del piede al taglio esterno. Inspira, apri bene, allunga, lo sguardo alla mano sinistra. E ancora una volta quella schiena che si distende verso il cielo. Divieni posa. Poi torna a flettere la gamba sinistra, il braccio sinistro all'interno, punta la mano a terra, compasso. Espiro, torno e pinzo il mio braccio sinistro. Allunga la gamba destra, inspira, solleva, sormonto i piedi, creo le leve tra i piedi. Allungo, Asavakrasana, torna, allunga la gamba destra, espiro, arciere, espira, lascia andare, scuoti il coccige, rilassa le spalle, rilassa la schiena, espiriamo e lasciamo andare le nostre gambe di nuovo nella posa di Sukhasana, inspira. Bene verso l'alto, bene verso il cielo, allungati. Espiro, arrotondo indietro e morbida, mi tuffo in avanti, entrando nella posa di quadrupedia. Attivo il monte degli alluci, le ginocchia in linea con le teste dei femori, porto le mani sotto le spalle o un pelino più avanti, se pensi che i tuoi polsi sono un po' delicati o non hai abbastanza allenamento, forza nelle braccia. Attenzione ai gomiti, non andare in iperestensione, non so se si riesce a vedere dal video, questa è l'iperestensione, cioè l'interno del gomito scivola in avanti, soprattutto per chi ha i gomiti lassi, la muscolatura lassa, come la mia. Devo fare un pochino più di fatica, fa niente. Porto i gomiti allineati, attivo così i bicipiti e i tricipiti nella modalità più corretta. Radico bene. Spingo con i polpastrelli fino a creare sotto il palmo della mano un leggero spazio, così da proteggere i polsi e dare forza alle braccia. E poi se vuoi, solleva di un centimetro le ginocchia e senti l'attivazione di una serie di parti muscolari del tuo corpo. Nel riappoggiare le ginocchia, mantieni. Posa della tigre, Maria Vyasana, posa di radicamento. Andiamo a stimolare il primo chakra. Rimani, respira. Troviamo forti radici dentro di noi. Andiamo così a dare forza, energia, per poter essere leggeri. Poi morbido, rilassa leggermente, mantenendo l'ombelico sempre attivo. Espiro e vado ad eseguire l'altra marea, i movimenti di point break, i polpastrelli che tirano mentre la tua schiena si torna ad arrotondare al cielo. E di nuovo espiro, torno indietro,
tiro con i polpastrelli, torna. E di nuovo sei quell'onda che si muove inarrestabile. E la prossima volta che torniamo su verso l'alto, arrotondando bene la schiena verso il cielo, lasciamo che le nostre mani possano spostarsi in avanti e il cuore lentamente scendere verso la madre terra ad incontrarla. E così radici ed emozioni si incontrano. E oggi più che mai questo è importante. Quelle emozioni che a volte sembrano ingovernabili, che finalmente trovano pace nelle loro radici. Inspira, solleva i fianchi e morbido, lascia scendere il pube verso il tappetino, il dorso dei piedi, i gomiti 90 gradi nella posa della sfinge, portiamo i gomiti in spinta esterna, le mani in spinta indietro e sentiamo una profonda attivazione dello sterno e divieni posa. I glutei un pochino attivi. Respira. E poi dolcemente lascia scendere la fronte sul tappetino. Appoggia le mani sotto le spalle. Tieni la posa. Allunga bene le gambe, mentre sei quasi in una forma di inchino verso terra. Le mani sotto le spalle. Inspira. Con un piccolo point break, portati nella posa del cobra. I gomiti rimangono flessi, le spalle sono lontane dalle orecchie. I glutei sono fortemente attivi. A proteggere le lombari, lo sguardo è verso il cielo, verso avanti, come fosse in diagonale verso il cielo. E mantieni la posa, respira. Poi morbido. Richiama le gambe, richiama l'addome, i fianchi, dietro di te. Andiamo ad appoggiare, unendo gli alluci, i glutei sui talloni. Andiamo in un balasana attivo, con i polpastrelli che tirano verso di te, il cingolo scapolare che si attiva, le dorsali che si attivano. Inspiro, ombelico all'interno, richiamo la schiena in arrotondamento verso il cielo, torno a radicare il monte degli alluci, se necessario riallinea le tue ginocchia con le teste dei femori. Dalla posa della tigre ci lasciamo fluire, morbidi. Nel roll, destra, chiudi il coccige, torna a riaprirlo, lasciati richiamare, vai a sinistra. E riaprendo il coccige lasciati scendere, sali mentre lo vai a richiudere. E così accompagni anche il tuo respiro, in sinergia completa con il corpo, con il movimento. Risalendo a destra, lascia che la gamba sinistra vada sotto la pancia, indietro e verso l'alto. Porta bene in allungo e mantieni entrambe le creste bianche sulla stessa linea, in modo parallelo rispetto al tappetino. Allunga se puoi il tuo braccio destro. Tavola sollevata. Espira. Porta giù la mano destra. Apri il piede destro un po' indietro. Inspirando apri il braccio sinistro al cielo. Adha Chandrasana, la mezzaluna. Espiro. Fletto la gamba. Vado ad agganciare la luce. Ed estendo la gamba. Poi torno a flettere. Porto il piede dietro il gluteo, la mano sul dorso del piede, apro il mio cuore. Richiamo. Torno ad agganciare il mio alluce. Accompagno il mio piede in linea con la mano destra. Torno ad appoggiare l'avampiede destro. Punto bene i miei polpastrelli. Espiro, mi lascio scivolare in Ardha Numanasana. Inspira, torna in avanti, apri il cuore. E di nuovo scivola indietro. Posa della mezza spaccata. E di nuovo torno in avanti. Apro, espiro. Rimango in Ardha Numanasana, cercando di allungare attraverso il respiro
la parte posteriore della gamba sinistra. Ora nel tornare in avanti, torno ad appoggiare bene il mio piede sinistro, appoggio il dorso del piede destro e con un movimento di pointback incrocio le mani, le braccia davanti alla gamba sinistra. Salgo leggermente, mi srotolo ed affondo in Anjaneyasana ed estendo bene le mani in Viramudra, punta gli indici, il resto delle dita incrociate, allunga l'addome, crea spazio, i piedi che premono, la tibia destra che preme, torna, morbida, risali leggermente, appoggi la mano sinistra alla coscia sinistra, la mano destra sul tuo lombo destro e mentre riaffondi spingi leggermente in avanti l'anca destra. Senti guadagnare spazio, senti lo psoas distendersi, il flessore allungarsi, senza sentire mai dolore, ma estensione, spazi nuovi. Torna, inspira, apri la punta del piede sinistro, con un movimento di rotazione affonda la mano destra e lascia scendere l'anca destra. Ondeggia leggermente per lasciare andare eventuali tensioni dell'anca. E se puoi, solo se l'anca destra non si solleva, fletti e vai ad agganciare il tuo piede destro con la mano sinistra. Apri il cuore al cielo. Espira. Torna a planare il piede destro. Torna in avanti con la mano sinistra. Riallinea la mano destra. Avampiede destro. Aggancio. Inspiro. Torno in allungo. Ardha Chandrasana, fletto gambe e braccio e torna in quadrupedia. E quando sei tornata in quadrupedia, di nuovo espira, morbida, lasciati scendere, curva a sinistra, roller, chiudi il coccige, lo riapri, ti lasci scendere, destra, di nuovo scendi morbida, sinistra, e di nuovo a destra, morbida. La prossima volta che andiamo verso sinistra sarà la gamba destra a scivolare sotto la pancia, indietro e verso l'alto, bene in affondo, allinea bene le tue anche, tieni bene l'ombelico, allunga il braccio sinistro. Tieni la posa. Espira, giù la mano sinistra, apro il piede sinistro un po' indietro, apro il braccio destro al cielo insieme alla gamba in Ardha Chandrasana. Apri le spalle, apri le anche. Espira, fletti, vai ad agganciare la luce, allunga la tua gamba, espira, porta il piede dietro il gluteo, apro il cuore ancora una volta. E morbida, torna in avanti, aggancia il tuo alluce, accompagno il mio piede destro in linea con la mano sinistra, torno ad allineare l'avampiede sinistro. Ardha Numanasana, espiro, inspira, espiro, inspira, apri il cuore verso avanti, verso il futuro, ma mantieniti nel presente con la mente, radicato, centrato, espira, rimani in Ardha Numanasana. I polpastrelli che tirano dolcemente verso di te ad attivare le fasce più profonde, a sbloccare quei meccanismi di tensione che si radicano nella fascia. Inspiro, nel tornare in avanti radico bene la pianta del piede destro, lascio andare in appoggio il dorso del piede sinistro e con un piccolo point break mi apro, mi estendo. Anjaneyasana.
Allunga bene il tuo addome, streccia, stira. Usa sempre il respiro, mai la forza. E di nuovo, vai un pochino verso l'alto, la mano destra alla coscia destra, la mano sinistra sul lombo sinistro. Spingo leggermente in avanti l'anca. Libero così del tutto i miei flessori. Lo psoas nel suo aggancio, nell'inguine. E si liberano tensioni profonde, paure profonde. Inspira, torno verso l'alto, apro la punta del piede destro, affondo la mia mano sinistra e lascio scendere dolcemente l'anca sinistra. Ondeggio un pochettino, aiutandomi magari anche con la mano destra. Cerco di creare spazio, ma anche pace, tranquillità, armonia. Sento il corpo che si lascia andare. Poi fletto, se posso, la mia gamba. Viceversa, se senti di non poterlo fare, continua a creare spazio ondeggiando. Apro bene il cuore al cielo. Espiro, lascio andare giù il mio piede sinistro. Torno in avanti, radico le mie mani, punto l'avampiede dietro, aggancio il mio piede destro, inspiro. Torno ad allungare, ad estendere, Ardha Chandrasana e torno in quadrupedia. Quando sono bene in quadrupedia, radica bene le tue mani, radica bene l'avampiedi, espiro, scendi indietro, punta mani piedi, sollevo, baby down dog, la pancia che va sopra le tue cosce, le mani che spingono, le dorsali in estensione in modo che le spalle non si chiudano, lascia spazio ai polmoni sempre, inspira, allunga le gambe, espiro, affondo i talloni, Adho Mukha Svanasana, inspira, avampiedi, fletti le gambe, diventa onda, diventa fluido, diventa movimento, col coccige verso il cielo per poi di nuovo muoverti. Lasciarti fluire. Quando affondiamo i talloni in Adho Mukha Svanasana, le teste di femori ruotano all'interno, il coccige al cielo. Ancora uno. Quasi a desiderare questo movimento, questa transizione, a desiderare il corpo in movimento. Spingo bene e sono completamente dentro nella posa. E sono acqua in un contenitore. Pronta ad uscire, pronta a fluire, pronta a cambiare forma. Inspiro e mi lascio srotolare in avanti, nella posa della panca. Ed estendo bene lo sguardo. È morbido. Fletti le tue gambe. Sposta leggermente la mano sinistra verso il centro, verso la destra. Ed inspirando, allunghi le gambe, entriamo in Vasishtasana. Fianco sinistro che spinge al cielo. La tua mano destra si aggancia alle nuvole. Espira, fletti. E torniamo in panca, morbidi. Riallinea la mano sinistra. Torna a flettere le gambe. Destra, mano destra un po' verso la sinistra. Ruota i piedi a sinistra. E allunga le gambe, Vasishta. Di nuovo, questa volta la mano sinistra alle nuvole. Espira, fletti. Torna in panca e dalla panca lo sguardo in avanti e dolcemente ti lasci planare in chaturanga. Inspira verso il cielo, Urdhva Mukha, cane a testa in su, attiva forte i glutei, le braccia dritte. E ispiro, rollo sui piedi, mi lascio andare in Adho Mukha Svanasana di nuovo. E respiro, morbido. Inspira, vai sugli avampiedi, fletti le tue gambe e a ritmo di roller cammina verso i tuoi piedi, le tue mani. Arrivo in prossimità delle mani, radico bene i piedi, spingo verso l'alto il coccige,
Fletto appena appena le mie gambe. Inspiro, punto i polpastrelli. Arda. Uttanasana. Espira. Uttanasana. Fletti le gambe. Inspira. Srotolati verso l'alto. Sali con le braccia al cielo. Lasciati estendere nella posa di Uttita Tadasana. Punta il coccige verso i talloni. Respira e tieni questa estensione. La parte bassa del tuo corpo è forte e radicata. La parte alta è leggera. Espira, mani al cuore. Rimango con le mani al cuore. Alcuni istanti ad ascoltare il respiro. Poi lascio fluire le braccia lungo i miei fianchi. Ora sposta con un piccolo movimento delle anche il tuo peso, il tuo coccige sulla gamba sinistra. Radicati sulla gamba sinistra in maniera forte ed inspirando. Shiva, il guerriero che danza, attiva il monte della luce destra. Espandi ed espirando richiami tutto nella tua linea mediana. E mentre la gamba destra scivola in vira 3, le mani si allungano nella mudra del fulmine. Poi richiama dolcemente. Torna. Shiva. Torna nella linea mediana ed estendi la gamba destra indietro. Radicala lontano, il piede più o meno con la punta in avanti. Attenzione che i tuoi talloni non si sormontino, ma siano nel rispetto delle teste dei femori. Ti tuffi in avanti. E con un movimento di poindre ti lasci srotolare, snocciolare nella posa del guerriero 1, vira mudra, allunga l'addome. Radichiamo con potenza i nostri piedi nella terra, radici fortissime, per una parte alta, leggera, fluida, come un guerriero, come un samurai. Forte e radicato, leggero e veloce. Espira, le mani scivolano verso il tuo cuore. Ruoto i polsi, li tuffo indietro. Entro, un guerriero coraggioso. Apri il tuo cuore al cielo. Non avere paura. Mostra il tuo coraggio. Espira e sii anche umile. Inchinati alla madre terra, colei che ti nutre. Abbi nel rispetto. Inspira, sali. Apri le anche, lascia andare le braccia. Ruota i polsi davanti al tuo cuore ed estendi in vira 2. Tieni sempre leggera la parte alta. Attenzione al tuo ginocchio sinistro ben allineato con il tuo piede, in modo da non cadere all'interno o all'esterno. Espira. Porto dietro di me il braccio destro. E col braccio sinistro, sinistra, sembra quasi raccogliere energia per entrare in guerriero inverso. Rimano, dai spazio, espira, torna, lasciati allungare, estendere, apro le spalle, apro le anche, porto la mano sinistra al tappetino o verso la tibia, non sul ginocchio, attenzione, il ginocchio mai. Sale il braccio destro, Uttita Trikonasana. Spingo il coccige indietro, la sommità del capo in avanti. Espira, scende la mano destra, si radica la terra, fletti la gamba sinistra, avampiede destro. Mano sinistra sulla coscia sinistra. Vortice in senso orario. Per poi lasciarmi aprire in paribritta pasvakonasana, braccio sinistro al cielo. Il tallone destro spinge indietro. Rimango, respiro. Espira, giù la mano sinistra. E da qua.
dall'addome, dal tuo centro. Inspira, sali con la gamba destra verso il cielo. Sposta un po' in diagonale la tua mano sinistra e lasciati andare nella posa della luna. La mano destra al cielo. Espira, giù la mano destra. Richiamo la mia gamba destra, avampiede sinistro, avampiede destro. Radica i piedi, inspira. Prendi energia, distribuiscila lungo le gambe, lascia che sia lei a portarti verso il cielo. Tadasana, posa della montagna. Rimani, respira. Rimani nella posa della montagna. Continua a radicare i tuoi piedi con energia. Lasciati andare dolcemente. In Shiva. Sollevi la gamba sinistra dalla linea mediana. Ritorna nella linea mediana. Entriamo in guerriero 3, mudra del fulmine. E richiamo. Torno in Shiva. Torna a linea mediana. Affondo lontano la gamba sinistra, il piede sinistro si radica. Attenzione di nuovo ai tuoi talloni, in linea con le teste dei femori. Espira, ti tuffi in avanti. Inspira, apri, distendi l'addome. Stira, streccia. Vira mudra. Rimani. Prendi radicamento e leggerezza nella parte alta. Ancora una volta. Espira, porta le mani al cuore. Ruota i polsi e tuffa indietro le mani, vira mudra verso il basso, mentre il tuo cuore di nuovo si apre al cielo con coraggio. Espira, affonda in guerriero umile, inchinati alla terra, a ringraziarla, sii grato per ciò che ti dona, e di nuovo torna. Sali, apri le anche, guerriero 2. Tieni l'addome allineato, tieni il ginocchio destro ben allineato, lo sguardo oltre la mano destra, verso l'infinito. Quel braccio sinistro che si chiude dietro la schiena, quella mano destra che raccoglie energia ad entrare in guerriero inverso. Torna morbido ed estendiamo le gambe distese. Apri le anche, apri le spalle, la mano destra scende, si radica, il braccio sinistro sale al cielo, Uttita Trikonasana, rimani, respira, sguardo al cielo, apri, estendi, distendi, c'è uno spazio infinito nel tuo corpo, come l'universo, espira, quella mano sinistra che torna verso il basso, alla terra, avampiede sinistro, fletti gamba destra, la mano destra e la coscia destra, i vortici in senso antiorario. Per poi lasciarti dolcemente aprire, in pari dritta Parsvakonasana, il tallone sinistro spinge indietro a fare da timone, e sei nella posa, e sei posa. Espira. Scende la tua mano destra, radica le tue mani, inspira dal centro, solleviamo la nostra gamba sinistra, la mano destra leggermente in diagonale e sollevo il braccio sinistro al cielo. Chandrasana, la luna, respira, apri, estendi ancora una volta, non avere mai fine, sempre, per poi tornare verso il tuo centro. Richiamare la gamba sinistra, avampiede destro, avampiede sinistra. E quell'energia che ti scorre lungo le gambe, come un fiume inarrestabile, ti lasci srotolare verso il cielo. Questa volta lascia salire le braccia, Uttita Tadasana. Espiro, mani al cuore. A richiamare quell'intenzione, quel sankalpa che avevi individuato all'inizio della pratica.
Ascolta il cuore, chiudi gli occhi alcuni istanti. Radicati nel tuo centro. Senti quanta energia sta scorrendo dentro di te, fuori di te. Energia buona, sana. Rimani, respira. Respiro. Lascia andare le braccia lungo i fianchi. Morbida. Andiamo ad aprire un po' i nostri piedi. Inspirando allunghiamo bene verso l'alto ed espirando ci lasciamo scendere in Malasana, la posa della ghirlanda. Allungo bene dal coccige fino alla sommità del capo. Attivo il pavimento pelvico. Continuo a tenere l'addome. Attivo l'ombelico verso la colonna vertebrale. E attenzione ai tuoi piedi. Non andare con i piedi troppo a papera, ti faresti male alle articolazioni delle caviglie o delle ginocchia. Piuttosto sollevo i talloni, rimango qua. Se non tengo l'equilibrio, posso sempre appoggiare le mani. Poi apro, pari dritta Malasana. La spalla destra al ginocchio destro, la mano destra a terra, il braccio sinistro al cielo. Apro e allungo, distendi la schiena. E ruota le spalle all'interno. Tadasana, posa del nodo. Di nuovo, allungati bene verso l'alto con lo sguardo. E di nuovo, pari dritta Malasana. Inspira. Espira, scendo. Torno nella posa della ghirlanda. Allunga la schiena. Crea spazio, attiva l'addome. E di nuovo, adesso verso sinistra, con la spalla sinistra, al ginocchio sinistro. Il braccio destro si apre al cielo. Come un petalo ti schiudi, come un fiore. Espira, ruota le spalle all'interno, aggancia il polso destro o la mano. E allunga bene verso l'alto lo sguardo. Di nuovo, torna ad aprirti. Pari dritta Malasana, espira, Malasana, allunga bene verso l'alto, vai a creare spazio, espiro, vado ad appoggiare le anche, da qua le mani dietro la schiena, srotolo, mi arrotondo, chiudo il coccige, nel riaprire il coccige, srotolo la schiena in apertura, il petto verso il cielo, le gambe che perdono peso si sollevano. Mezza barca, rimango, respiro. Allungo, inspiro, espiro. In. Di nuovo richiamo. Vado ad agganciare i miei abbracci. Vado bene sugli ischi, mantengo la colonna vertebrale bene dritta. Do energia alla colonna vertebrale, alla muscolatura della colonna vertebrale. E poi ruoto la testa del femore sinistro, arciere sollevato, allunga la gamba sinistra. E torna. Allunga la gamba destra, ruota la testa del femore. E espira, torna. Ora ruotiamo entrambe le teste dei femori, cerchiamo di portare, prendiamo le piante dei piedi e apriamo. Tengo la posa. Respiro. Torno morbida. Vado ad appoggiare le piante dei piedi sul tappetino. Scuoto il coccige mantenendo le mani sulle ginocchia. Prima di scendere sul tappetino, eseguire Jatara e Shavasana, ti chiedo di metterti di nuovo in Sukhasana alcuni istanti e
appoggiare le mani come sei comodo, quindi col palmo delle mani rivolto verso l'alto o in Vishnu Mudra con la destra sopra la sinistra. Mantenere consapevolezza nel tuo respiro. E se puoi, andiamo a fare la respirazione addominale. Con l'idea che quando inspiriamo, il nostro diaframma, che è a forma di cupola, rimane attaccato sul bordo, no? La parte, inspirando, scende, la pancia si gonfia leggermente e massaggia gli organi bassi. Quando espiriamo, quindi buttiamo fuori l'aria, il diaframma torna a salire e massaggia la parte alta dell'addome, verso il torace. Quindi espiro, scende, gonfia. Espira, sale, sgonfia. Non enfatizzare il movimento della muscolatura dell'addome. Pensa al diaframma. Magari la pancia si gonfia o si sgonfia poco, ma porta tutta la tua attenzione su questo respiro che prende movimento e i polmoni prendono spazio attraverso il movimento del diaframma. Quindi, lo spazio che crea il diaframma. Quindi, inspiriamo. Diaframma che scende. Espiro. Diaframma che sale. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Butta fuori il più possibile l'aria. Inspira. Espira. Ora torna al tuo respiro naturale. Rimani con gli occhi socchiusi, le spalle rilassate, centrato nel tuo respiro, nel tandem, a sentire questa energia in movimento, a sentire il tuo nucleo centrale, a radicarti in quel nucleo e a trovare in quel nucleo tutto ciò di cui hai bisogno. La sommità del capo verso il cielo, gli ischi che si radicano. Sei un'antenna tra cielo e terra. Forze che potrebbero apparirti opposte e che in realtà entrano in armonia tra di loro, entrano dentro di te, si incontrano nel tuo centro a creare quello stato di pace, di serenità, di amore, a connetterti con l'intero universo. Respira, sì, respiro, quel respiro che ti respira e tu sei lì, in quell'istante in movimento, sospeso in quell'attimo eterno fra un respiro e l'altro, nella tua essenza, quell'essenza che scavalca il tempo, che scavalca la materia stessa. Affidati, affidati, e nell'affidarti sii gioioso. Affidati a quell'acqua del fiume, il fiume della vita che scorre. Morbido. Piano piano andiamo a schiudere i nostri occhi e richiamiamo le nostre gambe dolcemente, appoggiamo le piante dei piedi, mani dietro le cosce, srotolo, mi sdraio a terra, porto le gambe al petto, apro le braccia a candelabro o a croce, vortici in senso antiorario, mantieni l'ombelico e lascia andare le gambe alla tua sinistra, la testa a destra.
o verso destra. Radica bene la spalla destra. Rimani e respira. Getta la pari dritta. Se vuoi, la tua mano sinistra può tenere le gambe. Lascia andare la schiena a ritrovare allineamento ed elasticità. Riposati. Il respiro è naturale, tranquillo. Una gamba dopo l'altra torni al centro, vortici in senso orario. Quel codice che ruota, che disegna cerchi sul pavimento pelvico e le tue gambe che morbide si lasciano andare verso destra. Di nuovo in giatara pari dritta, mantieni la posa, lascia lo sguardo verso sinistra. Rilassa, respira. Una gamba dopo l'altra, torna al centro, abbraccia un attimo, magari solleva la testa verso il ginocchio, espiro, giù la testa, giù i piedi, le mani all'attaccatura delle cosce spingono lontano, se vuoi puoi scuotere un po' il codice, lasciare andare le ultime tensioni, rallenta dolcemente sino a fermarti. Lasciati andare in Shavasana, ti rilassi, avvicina le spalle, avvicina le scapole e lascia andare le spalle verso la terra, la madre terra. Il palmo delle mani è rivolto al cielo, ora rimani giù in Shavasana mentre io suono qualche istante le campane tibetane e facciamo questo tipo di rilassamento con questa immagine, sempre inerente a questo fiume che scorre. Abbiamo lavorato molto sul primo chakra soprattutto e sul quarto chakra. Questi due aspetti di noi che richiedono grande cura in questo passaggio, che è il radicamento e le emozioni, che sono a volte molto contrastanti, faticose da gestire. Abbi fiducia in te stesso, nel tuo radicamento, nella tua base, nella tua forza, nel tuo tandem, nel tuo centro. Abbi fiducia in questo fiume che scorre, che è la vita. E mentre sei finalmente sdraiato, immagina veramente di calmare completamente la tua mente e portare tutta la tua attenzione nel tuo centro. E quando sei lì, in quel centro, in te stesso, immagina il tuo corpo immerso in un fiume. Un fiume con una temperatura perfetta per il tuo corpo, che ti dona quel senso di piacere. Ti senti lentamente trasportare con calma, non andare veloce. Il fiume comincia a muoversi, il tuo corpo comincia a fluire insieme all'acqua del fiume, senza opporsi, con grande fiducia, non avere paura, non avere paura. Riempiti di amore. Quel fiume è un fiume così ricco di amore, di pace, di armonia. Sei nella natura, sei acqua che scorre. Quel fiume ti porta riva dopo riva, anfratto dopo anfratto, roccia dopo roccia, a conoscere la vita stessa. Tu lascia che avvenga, lascia che sia, non ti attaccare a nulla,
Non ti attaccare a quella roccia che ti ha colpito. Lasciala andare, vai oltre. Il fiume ti accompagna. Il fiume ti insegna. Fluisci sempre più liberamente. A volte il fiume va veloce e tu lo lasci fare, lo segui. A volte il fiume va lento, pare quasi fermarsi, e tu con lui. E tu sei acqua. Elastica, malleabile. Pronta al cambiamento, alla trasformazione. Non avere paura. Metti amore in ogni istante della tua mente, del tuo viaggio in questa vita. Metti amore in ogni cellula del tuo corpo perché possa risanarsi, guarire. E così l'intero corpo e la mente insieme nel respiro tornare alla piena salute. Tu stai bene. Tu sei felice. Tu sei amore. Tu sei. Dolcemente torniamo a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi, torniamo a muovere le caviglie, i polsi, ci lasciamo stirare, allungare, ci lasciamo tornare nella nostra forma, nel movimento, sino a scivolare sul fianco preferito, e con l'aiuto delle braccia tornare in comoda posa in Sukhasana. Bene, eccoci. Vi auguro un buon sabato, una buona domenica, ricca di amore. Grazie, grazie ancora per tutto. Un passaggio della mia vita in cui sono molto grata anche alle sberle della vita. Servono anche loro. E allora coraggio. Non avere paura. Riempiti di amore. Inspiriamo. Mani al cielo. E cantiamo l'Om più connesso all'universo che mai. Ah. Namaste.